Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come state? Spero tutti bene. Sono Gabriele e in questo video vi preparo la brioche gomitolo con un ricco ripieno al cioccolato. Ma dopo la sigla. Ma prima di cominciare, mi raccomando, se il video vi piace, ma soprattutto se vi è utile, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche in maniera che non vi perderete tutti i prossimi video e le prossime novità. Mi raccomando, seguite la ricetta fino alla fine, altrimenti non vi verrà buona come la mia. In questo canale, Omino Focaccina, mi occupo di prepararvi piatti semplici, veloci, genuini, ma con ingredienti sani e naturali senza rinunciare al gusto. Per preparare questa buonissima brioche gomitolo di lana avremo bisogno di 300 g di farina 00, 80 g di latte, 100 g di panna, 30 g di zucchero, 8 g di lievito, un uovo, 5 g di sale e 50 g di cioccolato a pezzetti. Prima cosa aggiungo gli 8 g di lievito al latte tiepido e lo faccio sciogliere. Il lievito è ben sciolto, ora passo all'impasto. Inserisco all'interno della planetaria lo zucchero, l'uovo, il sale, il latte con il lievito sciolto. Mi raccomando, solo un terzo di panna, il resto lo andremo a mettere quando l'impasto si sarà incordato. Avvio la planetaria e man mano aggiungo la farina. L'impasto si sta incordando, aggiungo lentamente la panna restante. Piano piano l'impasto sta assorbendo la panna al suo interno. L'impasto si è ben incordato, ora lo copro con la pellicola trasparente, lo metto in forno con la luce accesa e lo tengo d'occhio fino a quando l'impasto non sarà raddoppiato. L'impasto ha raddoppiato, il tempo di lievitazione nel mio caso è stato di circa un'ora e mezzo, ma la lievitazione è individuale, dipende dalle condizioni di umidità e dalla temperatura dell'ambiente. Ho diviso l'impasto in 5 palline, ora queste 5 palline le metteremo a riposare per un quarto d'ora per poi lavorarle e infine cuocerle. Sarà sufficiente mettere un contenitore, in questo caso in vetro, sopra e lasciarle riposare qui. Mi sono procurato una teglia da 20 cm di diametro e l'ho foderata con carta da forno e oliata. Trascorso il quarto d'ora, rimuoviamo la cupola e cominciamo la lavorazione. Stendo la pallina di impasto in senso verticale. Con l'aiuto di un tarocco taglio la pasta a strisce sottili. Prendo alcuni pezzi di cioccolato, li metto qui nel centro, prendo l'impasto, li avvolgo così e adesso procedo ad arrotolare. Creato il rotolo, lo vado a mettere nella teglia in questo modo. Per gli altri rotoli procedo nella stessa maniera. Ho composto il dolce, adesso lo metto a riposare con della pellicola trasparente sopra in forno per circa un'ora. Vale la stessa regola di prima, l'impasto dovrà raddoppiare. L'impasto è raddoppiato, adesso procedo spennellando la superficie con del latte, io utilizzo come sempre quello vegetale. Ho preriscaldato il forno a 160 gradi, in forno al dolce per circa 20-25 minuti, dovete calcolare voi in base al tipo di forno che avete.
terzo ripiano. Ed eccolo qua, è cotto. Guardate che spettacolo. Ed eccolo qui, questa squisitezza incredibile. Buonissima. E anche il video di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate dei commenti qui sotto, fatemi sapere se avete dubbi o perplessità e io cercherò di rispondervi il prima possibile. Ricordatevi anche di seguirmi sugli account Instagram e Facebook, sono linkati qui sotto. Qui sopra il mio secondo canale Tech, dategli un'occhiata, merita davvero. Ricordatevi che pubblico i video la domenica alle 14. Ora non mi resta altro che salutarvi, ciao da Gabriele, buon appetito e alla prossima domenica.